Non è facile gestire, io lo so che non è facile gestire una roba del genere, lo so perché l'abbiamo fatto per 7 anni. La gente ormai siamo all'anarchia, ognuno vuole fare quello che gli pare, tu metti un divieto, c'era questo cartello qua, no? Orari, divieti, i divieti sono dei limiti, sono delle regole, questa è l'azione politica educativa, insegnare che nel mondo non si può fare quello che si vuole, sono delle regole. Mettere in atto questo, quando uno lo fa con coscienza, eccetera, si prende le accuse di tutti, eccetera. Quando però viene meno questa custodia, che è quello che ci ordina la nostra coscienza cristiana e civile, e anche questa è politica, il risultato è questo. E poi tutti a lamentarsi, tutti a lamentarsi, e se qualcuno segnala la cosa, il cattivo diventa lui. Lui, certo. Ecco, boh. Che valutazione si può fare di tutta questa vicenda che, come tante altre, ormai in pasto ai social diventa poi una cosa abbastanza difficile da gestire? Guarda, io ci ho riflettuto parecchio questi giorni qua, perché essere oggetto di una caccia alla volpe come questa, no? I nobili che vanno, identificano i nobili, è un'arte della politica degli ultimi tempi, identifichi il nemico, organizzi i tuoi canetti, li mandi là, ci pensano loro a sbranarlo, perché certo. Poi il discorso è andato su tutt'altro, no? settore eccetera. Ma mi è venuta una riflessione che è stata fatta a Foligno all'ultima assemblea delle chiese umbre, quindi non sono io che lo dico, insomma, e che è la riflessione è che noi ormai siamo in una società di individui che sono isolati, rancorosi e preda dei furbi e dei potenti. Questo è l'uomo dietro la tastiera, no? Un uomo che è incapace, mi sono segnato le quattro cose, che è incapace, che ha uno sguardo stretto, che ha uno sguardo corto, che ha uno sguardo basso ed è incapace di scavare oltre la parola. Non esiste più la realtà, esiste la sua rappresentazione, esiste quello che io nella mia piccola mente ho in mente. Il resto è tutto quanto sbagliato. Ho ragione, come dite voi a Spoleto, c'è un'espressione che adesso non mi viene in mente, che identifica questo, so tutto io, so il capiscione, so tutto io, insomma. Non mi viene in mente, vabbè. È arrivato pensaci, che ne so. È arrivato pensaci, nel senso che è arrivato quello che sa. Comunque, c'ha la soluzione di tutto. Questa è la mia riflessione, che è una riflessione comune delle chiese umbre, e questo è il motivo per cui le comunità cristiane devono ritornare a parlare di fede, non dal punto di vista del mio orto, il mio morto, la mia messa da morto, le mie preghiere, no, il mio è finito, è il nostro. La carità, la politica è la forma più alta della carità, dice Paolo VI, perché porta la fede cristiana sui marciapiedi, sulle strade, sul territorio. E lì si distinguono no, quelli che hanno letto il Vangelo, quelli che non l'hanno letto, quelli che sanno che cos'è la fede, quelli che sognano queste, no, queste fedi intimistiche, spiritualistiche, fatte di buoni sentimenti, di tutte queste cose qua che non hanno più motivo di essere in questo mondo, ecco. Senti Don Gianfranco, diciamo che questo è ancora il problema, la soluzione quale vedi? Cioè, c'è una soluzione, diciamo, tutto questo che tu hai esposto, potresti immaginarti una soluzione? La soluzione, per quella che è la nostra esperienza, perché voglio ricordare che la parrocchia significa molti cittadini di San Martino, non è un ente a sé, certo, non è un altro astratto. Stato, come ha scritto qualcuno, non è un altro Stato, no? Siamo italiani e siamo di San Martino, e mi ci metto anch'io. Una cosa del genere non può gestirla il comune da solo, e questo va ricordato a tutti quelli che parlano a vanvera. Una cosa del genere si gestisce semplicemente se c'è, dimostrato noi, se c'è una serie di persone che si prende cura di questo posto, che lo ama, eccetera. Però chi è incaricato di gestirlo? Sì, il comune deve facilitare queste cose qua. Non può diventare una cosa impossibile. La politica è partecipazione. Non è affidare. Come diceva Gaber, questa. Bravo, cioè, non volevo dire, però. La politica è partecipazione, insomma, ecco, diceva della libertà veramente. No. Certo. Se ci fosse un'accettazione del fatto che i cittadini possano entrare in questo discorso qua, con le cose possibili, non con le cose impossibili.